quanto la relazione tra pubblico e privato può effettivamente incidere sulla creazione di uno spostamento casa-lavoro? È una relazione essenziale. Nelle precedenti puntate, per chi ha avuto il piacere di ascoltarle, abbiamo spesso parlato di ecosistema. La relazione tra il pubblico e il privato rientra sicuramente in questo concetto di ecosistema. Una delle forme di mobilità al quale sicuramente le aziende possono aderire fin da subito nella redazione dei piani spostamento casa lavoro è sicuramente quella del trasporto pubblico locale, perché è un servizio già esistente sul territorio e quindi nel momento in cui io riesco a spostare i miei dipendenti o comunque la mia popolazione aziendale su un mezzo di trasporto che già è in funzione, sto sicuramente accelerando quello che è il mio obiettivo finale, quindi di cercare di ridurre il traffico e l'inquinamento nelle nostre città. Allora, la prima cosa che chiederei è intanto di che cosa si occupa Brescia Mobilità e perché voi siete impegnati anche in modo forte su questa tematica del mobility management. Allora, Brescia Mobilità è un gruppo di società che si occupa da tempo di tutte le componenti della mobilità nella città di Brescia e in altre città contermini. Mi spiego meglio, abbiamo la metropolitana leggera automatica, gli autobus, i parcheggi, il car sharing, il bike sharing, i semafori, ecco, la segnaletica stradale, quindi tutto quello che si muove o si realizza sulle strade del nostro territorio, lo facciamo anche per altri comuni, ma soprattutto uno dei temi più significativi del nostro gruppo è che l'amministrazione ci ha dato sostanzialmente una regia coordinata di tutti questi aspetti, quindi dalla mobilità pubblica alla mobilità privata, alla mobilità ciclabile. Questo è un dato che, oltre al fatto organizzativo, anche sotto il profilo economico generale, è un elemento strategico molto importante, perché ovviamente ci sono varie leve da poter utilizzare per indirizzare la strategia in un senso o nell'altro e quindi ottimizzare un sistema che, se lasciato a vari operatori o a varie scelte strategiche, in qualche modo può anche essere contrastante.